Lupo il Duce! Ciao a tutti e bentornati su Let's Play Hearts of Iron 3 con l'Italia. Come sempre, Double the Head ci porterà alla vittoria. Abbiamo, guardate qua, cioè guardate qua, il Nord Africa tutto in verde. I verdi siamo noi, tra l'altro. Abbiamo tutto il Nord Africa per noi, quasi tutto. Diciamo che sì, il Marocco è andato alla Vichy France, ma dobbiamo anche avere un po' di compassione per i piccoli Vichy, perché per quanto sia carina la loro scritta, qui i tedeschi gli hanno tolto addirittura qui tutto il sud della Francia. A noi hanno dato queste due misere regioni qui, tra l'altro guardate, sembra che stiamo dando un morso al resto del un tempo chiamata Francia. Non ci hanno dato neanche questa regione qui, ma chi se ne frega, noi siamo felici così, perché tutto il resto ce lo siamo presi da noi. Tra l'altro questo è tutto annesso, quindi non è occupato come le regioni qui d'Egitto. E poi abbiamo qui il cosiddetto Medio Oriente, come lo chiama qui il gioco, e anche l'Iraq, bellissimo, pieno di petrolio. Abbiamo preso anche la provincia di Kuwait, abbiamo lasciato una divisione che speriamo non si senta troppo sola, la divisione Pavia, che non è a Pavia. Sì, a parte questo, ho iniziato io, prima dell'inizio di questa registrazione, a spostare queste divisioni qui in alto, già per piazzare qualcuna lì dove deve essere. Queste qui si stanno avvicinando, come abbiamo fatto nell'ultima, e comunque qui vediamo che i sovietici qui non ne hanno troppe di truppe, almeno per ora non hanno ammassato tante truppe quanto ci aspettavamo. Certamente che ormai che siamo nel 40 inizieranno a produrre a manetta, e lo faranno sicuramente, però finora si sono un po' trattenuti, ecco. Diciamo che comunque hanno un gran confine anche con la Germania, poi devo mantenere la posizione qui con la Finlandia. Tra l'altro hanno fatto la Winter War. Ah no, l'hanno fatta perché la Finlandia fa parte dell'asse, e quindi facendo parte dell'asse, se i sovietici l'avessero voluto attaccare, avrebbero dovuto attaccare tutti noi. Benissimo. Alcuni di voi mi hanno chiesto quindi perché non prendo la Persia. Beh, la Persia potrei sì prenderla, però mi servirebbe ben poco se la mettessi come puppet, perché la Persia come puppet sarebbe soltanto un puppet carino da vedere, però non la potrò chiamare in guerra con i sovietici per il seguente motivo: se anche la dovessi voler chiamare in guerra, prima di poterla chiamare contro i sovietici dovrei chiamarla in guerra contro gli alleati, quindi anche contro lo UK, questo inevitabilmente, e questo sicuramente porterebbe, credo, un'invasione della Persia dagli inglesi, e questo gli porterebbe di nuovo uno sbocco verso il Medio Oriente e il Nord Africa. Questo noi non glielo vogliamo dare, abbiamo chiuso il Mediterraneo per un motivo e non vogliamo rischiare, specialmente perché noi avremo molto da fare con questi tizi rossi qui in alto. Questi tizi rossi qui in alto che si stanno preparando, adesso credo che la Germania voglia aspettare l'anno prossimo per attaccare, infatti è iniziata l'operazione Weser-Übung, nella quale prendono anche la Norvegia dopo molto tempo fa aver preso la Danimarca. Certo, i norvegesi a quanto pare non stanno facendo molta resistenza, i tedeschi ci sono andati dall'altro, poi per qualsiasi motivo alla fine il victory point sta qui, e sì, è l'unico victory point che hanno a quanto pare, sì, quindi è un po' una perdita di tempo andarci da qui. Se fossimo stati noi da bravi italiani ci saremmo andati qui via mare, ma non si può essere sempre i più intelligenti. Allora, dopo aver dato degli stupidi ai tedeschi, cosa che non volevo fare,
Passo alla prossima domanda. Qualcuno mi ha detto perché non invadi l'Inghilterra? Beh, buona domanda. Perché non lo faccio? Primo, perché gli ufficiali fino all'ultima parte erano l'84%. Secondo, perché non posso sprecare manpower. Terzo, perché ho un po' di paura. Quarto, perché il problema sarà che io non ho unità illimitate. Le poche unità che ho adesso le voglio mettere su questo fronte per far sì che non moriamo entro un anno dall'inizio della guerra con i sovietici. Una volta fatto questo, inizio a mettere in play, che tanto non c'è un cazzo da fare. Una volta fatto questo, non avrò molte unità da mandare qui, anche se prima dell'inizio della guerra riuscissimo a prendere, diciamo qui, l'isoletta bella dello UK, ci sarebbe comunque il problema che non avremmo modo di fortificarla come si deve, dato che con gli americani in guerra rischieremmo ogni momento che questi arrivano con una delle loro divisioni che hanno, ovviamente in più, che cazzo ne so, ci mandano due corpi d'armata che tanto loro li hanno sicuramente in più, ce li sbattono qui e noi ci freghiamo, perché noi avremo le divisioni tutte impegnate qui e poi staremo anche a dire oh cazzo, ci hanno liberato lo UK, quindi questo è il motivo. Però magari, giusto per vedere, di farli arrendere, se magari si arrendono, perché non diciamo ai tedeschi, non voglio dire di attaccarli a sud perché qui saranno molto fortificati, avendo qui Londra con 30 cazzo di victory points, come vedete loro hanno un surrender progress già abbastanza avanzato, quindi non credo che rischieranno di farsi prendere Londra, Birmingham anche 5, Liverpool 5, diciamo che hanno dei victory points molto pointosi. Perché noi non diciamo ai tedeschi di attaccarli magari qui dove non se l'aspettano, diciamo qui che c'hanno il porto. Tedeschi, se ci avete un momento, andate qui e Newcastle, anche se ce la fate. Perché se i tedeschi adesso, fino all'inizio della guerra con i russi, non hanno un cazzo da fare, e al posto di fare i coglioni qui in Norvegia che ci hanno buttato 100.000 uomini, non vanno qui. Se dovessero, potremmo forse pensare di andarci anche noi a divertirci. Ma questo è solo un forse e non so se davvero i tedeschi stiano a sentire quel che gli diciamo noi. Benissimo, gli upgrade servono. Sì, adesso production. Avevo messo a produrre due unità di Garrison, una di queste la metterò su Gibilterra, perché non voglio lasciarci una divisione di Panzer lì, perché ci servirà altrove. È una bella garrison, ci sta sempre bene. Inoltre, ora che abbiamo lì C da sprecare, voglio un attimo dare un'occhiata a quel che abbiamo. Sarebbe, noi qui abbiamo dei bei Panzer che però sono ancora questi qui, gli M15 vari. Noi adesso abbiamo la possibilità addirittura di fare, come già dicevo nelle ultime parti, i Tiger 2. Se possiamo fare i Tiger 2, perché cazzo non facciamo un upgrade? Ecco, io direi di fare un upgrade, visto che qui abbiamo 4 divisioni che, per come sto facendo io il tutto, formano un corpo d'armata. Questo sicuro, perché faccio 4 per ogni corpo. E questo ci darà un super vantaggio perché gli upgrades li facciamo velocemente e una volta poi upgradata questa bella divisione, e infatti ci sta giusto giusto l'IC perfetto, e una volta upgradati questi tizi qui per soltanto 11C ci mettono soltanto 2 mesi, no, 1 mese e mezzo, sì dai, diciamo quasi 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 2 mesi. Una volta upgradati questi avremo dei Tiger 2 che, come già dicevo, sono quasi impenetrabili e saranno molto molto difficili da battere. Perfetto. In più abbiamo tutte queste divisioni qui che abbiamo raccattato in giro, che avevamo ad esempio sparse qui in Africa, in Medio Oriente, in Iraq, eccetera. E con queste divisioni noi cosa faremo? Con queste divisioni, ci scattano i ribelli. Queste divisioni noi poi le manderemo qui anche a... Dove cazzo sono? Ah, qui, ok, cioè...
Per fortuna avevamo una divisione proprio qui. Esatto, che li sta spatacando, perfetto. Così non dobbiamo neanche coglierli dietro. Sì. Comunque non ci ha detto che abbiamo vinto la battaglia. Voglio metterne i message settings default perché non vorrei che poi mi perdo qualcosa. Bene, i tedeschi a quanto pare non ci ascoltano, però ci hanno ancora da fare qui in Norvegia. Ecco, sono arrivati ad Oslo finalmente. Chissà se forse poi ci ascolteranno. La cosa più importante è che aspettiamo un attimo il 28 agosto, per favore. 26, 27 e il 28. Benissimo, adesso abbiamo tutte queste tecnologie che tanto ci servivano. Gli upgrades adesso saranno esattamente molto più alti. Serve, serve, serve molto. E è molto importante perché adesso ci upgrada tutte le nostre unità di artiglieria, anti-tank, eccetera, che adesso saranno sicuramente in upgrade. Spero. Esattamente, vedete, 6%, 19%, eccetera. Questi cicli poi durano 2 mesi, anche se al momento non abbiamo abbastanza IC da buttarci, non fa nulla. Trotsky è assassinato perché tanto abbiamo ancora vario tempo. Non si dice vario tempo, comunque abbiamo un po' di tempo, ecco. I tedeschi sono presi la Norvegia, spero siano felici, spero che lasciano in pace gli svedesi che a quanto pare gli danno il military access. Eh sì, voglio proprio vedere se qui succederà qualcosa, quindi mettiamo in play e lasciamo scorrere e vediamo. Mentre tutto scorre, il tempo passa e passerà. E come un treno andrà verso un'altra direzione che nessuno mai saprà. Molto poetico oggi, chissà a chi ho rubato queste parole. Questo che cazzo fa qui? Ah già, è una di quelle che stanno attenti ai ribelli. Quindi la mettiamo qui adesso, visto che non serve. Bene, qui adesso abbiamo due corpi che creerò tra poco. Abbiamo un officer ratio del 102%, questo è perfetto. Saremmo già ora pronti. I tedeschi non fanno un cazzo, è chiaro, non fanno mai un cazzo. Saremmo già ora pronti per attaccare, visto che questo confine è così, diciamo, scarsamente protetto, se si può dire così, che cioè, a parte qui che mi hanno ammassato qualche unità, che poi non saranno tutti Panzer, ma mi aspettavo di meglio, amici. E qui guardate quanti cazzo di wow, chi è questa gente? Ok, hanno sorvolato il nostro territorio, maledetti. Tra l'altro, dove cazzo sono i nostri aerei? Qui, come diceva uno, e gli aerei? Gli aerei sono qui. Allora, una bella base grande. Questa però è troppo lontana. Riposizioniamoli già qui, giusto per il futuro. Questi chi sono? I tactical bombers, ecco, i bomber che hanno una bella range, cioè qui non hanno una cazzo di base. Ma dove sono le basi? Dai, ci sarà una base vicino al confine? Nulla, c'è soltanto questa, che poi, cioè da qui a qui sono 170 km, ancora ancora, da qui a qui sono 210. Va bene. Allora c'è lì. Spostiamo qui. Come diciamo qui? No, qui. A Gyöngyös, che brutto nome. Eh sì, vediamo di metterli lì. Ok, come dicevo qui, guardate quanti cazzo di Tiger 2 abbiamo. Tutti di zecca. Con l'artillery che si sta updateando. È tutto perfetto. Vediamo un attimo, per favore. Sì, diciamo che presto potremmo upgradare anche l'armor qui. Che
le V-Tank, queste le avevo lasciate, queste due perché sono molto importanti, ci danno più organizzazione delle truppe, la Steel Production, servirà anche quella per non arrivare scarsi alla fine. Credo che tra poco darò qualche rare metal qui ai tedeschi, ma non ancora. Sì, i generali voglio farli arrivare magari al 110, poi abbasserò il counter per ricercare meglio. I tedeschi qui, come già dicevo, non fanno un cazzo. Sto muovendo qualche navetta, qui una battleship, a quanto pare è molto lenta. Un gran peccato, comunque stanno riportando le unità a casa, però a quanto pare le stanno ammassando qui sul confine. Purtroppo questo è quel che fanno, non fanno un cazzo quindi. Ah, benissimo, gli upgrades, il primo ciclo è finito, adesso inizia il secondo ciclo di upgrades. L'IC ci sta giusto giusto, guardate qui 100%, e questi sono quasi pronti. La domanda adesso sarà: ah, giusto giusto giusto, prima di dimenticarsi, no? Facciamo i cazzoni. A novembre è pronta la garrison. Ma dobbiamo subito, subito, tanto il Mediterraneo adesso è nostro, non ci sarà problema, andare qui a Gibilterra. Perché Gibilterra? Perché a Gibilterra abbiamo una divisione di Panzer che deve essere upgradata anche lei, perché sarebbe uno spreco non farlo, ma non la possiamo upgradare qui. Tra l'altro la P40. Mamma, che bella foto! Chi è questo tizio? Ok, bel tizio, vogliamo metterlo qui in fondo al mar e vogliamo portarlo anche lui qui a Split, come la banana Split, perché vogliamo upgradarlo a tutti i costi. Tra l'altro, c'è anche da dire che, a parte l'IC limitato che abbiamo, guardate qui che cosa abbiamo finito di fare. Abbiamo prodotto i nostri cruiser incredibili. Abbiamo 1, 2, 3 light cruiser e ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, credo. Se non ho contato male, Heavy Cruiser, e li abbiamo prodotti tutti bellissimi, nuovi di zecca. Gli Heavy Cruiser, tra l'altro, classe Hipper, quindi meglio dei nostri classe Zara che avevamo prodotto l'altra volta, che sono stati comunque già molto buoni, quindi si può soltanto migliorare. Benissimo, i Tiger 2 sono pronti. Lui che arriva tardi si farà upgradeare anche lui ad heavy armor, perché tanto non c'è problema. Giusto. Beh, la manpower che sale quasi fino a 400, mi trovo un po' meglio adesso che sì, mi sento un po' più sicuro con questa bella manpower. I cazzoni di... Allora, questi alla fine sarebbero, se ne schiaffo 4 per ogni corpo d'armata, questi sarebbero 3 corpi d'armata più una singola. Visto che abbiamo quella singola, vogliamo per favore andare a prenderla e la mettiamo su Gibilterra, perché non voglio rischiare nulla. Non voglio rischiare che di fretta e furia, noi togliendo quella corazzata, loro si vanno a prendere Gibilterra, faremo una figura di merda mai vista prima nella storia dell'umanità. Vabbè, senza esagerare però. Alla fine, questa è la storia. Andiamo a portarli qui. Si stiamo producendo supplies a più non posso, ma dovremmo un attimo pensare a quel che vogliamo produrre ora. Perché l'IC sicuramente non va buttato in codesto modo. Yes, sir. Cosa dite? Che le andiamo a ribasare qui a Palermo, perché non abbiamo dove basarli. Tra
Tra l'altro Malta adesso che è nostra, non credo neanche c'è bisogno di lasciarci tre divisioni su. I bomber navali potrebbero servire magari in un futuro prossimo o meno prossimo qui. Quindi li andiamo a mettere qui a Costanza, dove c'è la mitica Costanza. E poi magari se riusciamo a prendere Odessa in giornata, che è già un bel victory point, possiamo sempre ribasarli lì, così gli spacchiamo quel po' di flotta che hanno qui nel Mar Nero. Nero come la pece. Vediamo un po' i tedeschi. No, non hanno seguito il nostro ordine di attaccare gli inglesi. Vabbè, poverini, poverini. I tedeschi che stavolta si fanno comandare Don Vittorio. Allora, qui la situazione com'è? Qui ci mancano per essere corretti. Wow, perfetto, guardate qua che cazzo abbiamo combinato. Che noi zitti zitti, senza saperne leggere né scrivere. Ai Strategic Redeployment. Come dicevo, abbiamo riempito quasi tutto il confine. Esatto, l'ultima poi è quella sparsa qui in giro, che poi noi potremo anche mettere altrove. Così che se mettiamo poi quella lì, ci mancano altre quattro province. Queste quattro province possono essere riempite quasi solo di carri armati. Adesso poi ci sarà soltanto da vedere dove è strategicamente più sì, vantaggioso mettere i carri armati. E come vediamo, a parte che abbiamo le montagnette che però non ci interessano, perché al confine poi finisce la montagna, i carri armati sono esageratamente effettivi in pianura. E qui abbiamo un sacco di pianura e anche qui. E questo mi fa venire un po' l'idea di piazzare qui i carri armati, zac 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 zac, entrare come facevano i fan dello Schwerpunkt e intrappolare già un paio di truppe e distruggerle. Questo è un piano rozzo che poi magari verrà elaborato meglio quando saremo arrivati al punto. Comunque non credo più che i tedeschi si mettano quest'anno ancora ad attaccare i sovietici. La vera domanda è adesso che cazzo ci mettiamo a produrre senza spreco di manpower eccessivo, ovviamente. Ah, ecco, un'idea sarebbe, ad esempio, no? Se un giorno vogliamo invadere gli inglesi, ci serviranno più di 15 convoys per rimanere in supplies, specialmente perché alcuni ce li affonderanno, quindi iniziamo a mettere 30 convoys, che poi 30 mi sembra che ogni numero è per 10, quindi se mettiamo 30 ne escono 300. Wow, 300 è un po' un'esagerazione, un po' overkill. Mettiamone 20, che cazzo ne so. 20 potrebbe essere un buon numero. Sì, e comunque abbiamo troppi C. Poi queste cose, andiamo un attimo. Gli heavy cruiser adesso. Wow, gli heavy cruiser adesso ci mette soltanto 186 giorni. Perché? Perché abbiamo un tempo ridotto del 35%. Se solo avessimo le tecnologie più nuove. Ah, tra l'altro qui siamo a 110, quindi direi di abbassare l'officer minchia qui a magari 3. Così pian piano possiamo si salire di numero, ma non ci serve più di salire esageratamente perché non abbiamo più l'esigenza, ecco. E adesso abbiamo la possibilità di fare ben 16, lo mettiamo a 16 netti, che ci fa un favore. Se ne mettiamo 16. Spero di non annoiarvi con questi dettagli qui, ma bisogna fare anche questo. Io provo già a fare tutte queste cose di tecnologia e produzione prima e dopo aver registrato, ma al momento mi sembra opportuno farlo, quindi adesso vediamo che giusto, giusto, giusto. Abbiamo adesso la possibilità di iniziare a ricercare, anche se non siamo ancora nel 41.
lievi tanks qui, perché tanto, come vedete, 172, così ricerchiamo e poi prima ancora della guerra upgradiamo. Facciamo anche gli upgrade perché ce la dovremmo fare col tempo. Le ricerche così veloci poi dipendono anche da questi due numeri altissimi, specialmente questo più in alto, che danno un bel vantaggio. Questi ovviamente siamo troppo ahead of time, anche se cazzo ci mettono neanche un anno. Non ci mettono neanche un anno. Sì, vabbè. Dobbiamo iniziare proprio a vedere le priorità quali sono. Qui cosa potrebbe servirci? Ad esempio, l'IC qui in genere serve. L'agriculture è al top. Perché quella va bene. Steel production lo stiamo già facendo. Anche se l'IC, che noi ormai abbiamo in eccesso, non so neanche se è una priorità. Piuttosto potremmo mettere a fare una di queste buone cose. Ecco, queste qui servono sempre. Questo riduce il tempo che bisogna aspettare tra un attacco e l'altro. Sì, qui siamo esageratamente arretrati. Questa serve in ogni caso perché questa alza la percentuale da tipo 0,3 al 5%, che un'unità. Che un'unità di riserva possa entrare in combattimento quando c'è spazio per lei. Servono tutte queste, queste specialmente tutte legate ai counter attack, anche importante, assault concentration, cazzo, questa è importantissima. Ecco, come vedete ragazzi, abbiamo sì, di nuovo un'infinità di roba da ricercare e non abbastanza punti. Che scazzata, oh. Bene, i tedeschi non hanno mai attaccato lo UK, c'era da aspettarselo. Staranno mettendo tutte le loro belle unità qui, ma io mi chiedo che cazzo lo fate a fare esageratamente, perché spero non abbiate in mente di attaccare i sovietici d'inverno, perché sareste dei coglioni se lo fate. E noi saremmo un po' fregati perché abbiamo qui un buco. Comunque, indipendentemente dal buco che io chiuderò poi prima della prossima parte, ve lo prometto, manderò specialmente i panzer e questa marea di divisioni qui su, che poi essendo qui 19, pure che ci togliamo i panzer. Abbiamo di fanteria 12, quindi significa che tre province già le possiamo bloccare. Facciamo 1, 2, 3 ad esempio, così che ce ne rimangono poi soltanto 2. Sì, di unità ne abbiamo abbastanza per riempire il confine, sarà soltanto poi la domanda: basteranno? Basteranno in eterno? Basterà il manpower? Basterà aspettare? Non lo so. Il destino rivelerà tutto ciò presto, ma anche per questa parte è tutto. Ciao e alla prossima.